Decidere insieme le cose da fare e coniugarle con la quantità e la qualità delle risorse da mettere in campo è uno dei passaggi della politica di sinergia istituzionale che l'amministrazione comunale di Napoli sta sviluppando insieme con gli enti che operano sul territorio. E l'intesa con la Camera di Commercio in questo senso ha già dato nei mesi scorsi i suoi frutti e si rinnova oggi con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa per realizzare una programmazione integrata turistica e culturale, facilitando e snellendo le procedure per la realizzazione di iniziative ed eventi specifici. Attraverso questi strumenti noi esaltiamo il positivo che c'è in questa città, e di positivo c'è adesso l'estate a Napoli, ci saranno tutte le iniziative che andranno su Piedigrotta, ci saranno le iniziative che andranno sul Natale a Napoli, ci sarà tutto un programma condiviso a monte ed operato a valle anche su grandi eventi, su, come abbiamo dimostrato recentemente, che significano che le istituzioni mettono da parte, diciamo, il proprio egocentrismo, si mettono a ragionare per obiettivi comuni, ognuno facendo la sua parte. E credo che oggi, io ringrazio il sindaco per essere presente ancora una volta in Camera di Commercio, per aver colto il senso della proposta che è venuta naturale, ed anzi a un certo punto è stato proprio lui, dice, perché non facciamo un protocollo d'intesa, e oggi lo firmiamo. Una collaborazione che si rinnova dunque con il medesimo obiettivo di promozione culturale locale, funzionale alla finalità di entrambi i soggetti, che hanno interesse sia alla valorizzazione del territorio sia alla promozione del sistema di impresa locale. Un protocollo che indica la strada e un metodo per una collaborazione costante, quindi non solo per l'estate, tra il Comune e la Camera di Commercio, che decidono insieme nell'interesse della città, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, quali sono le scelte e le programmazioni migliori da fare. Nell'ambito di quella che è la leale, importante e proficua collaborazione tra istituzioni, e ovviamente il primo passaggio sarà l'estate a Napoli sul lungomare, che poi presenteremo domani nello specifico. Quindi oggi firmiamo il protocollo, che è un protocollo che io saluto con grandissima soddisfazione, perché è la formalizzazione di una collaborazione che va avanti già proficuamente da diverso tempo.